Buonasera, benvenuti a questa serata di Sentieri del Cinema dedicata al film Uomini di Dio di Xavier Beauvoir, un film presentato un anno fa al Festival di Cannes, vincitore del Gran Premio Speciale della Giuria, quindi il secondo premio nel festival principale a livello mondiale, e un film che è uscito nelle sale nello scorso autunno, a ottobre, ed è diventato un piccolo caso anche in Italia. Dico solo una parola prima di presentare il nostro ospite, che sul valore dell'opera, appunto al Festival di Cannes, sorprese quest'opera con uno stile molto, molto austero, classico, sono state citati grandi maestri come Bresson e Dreyer, ma con anche, come dire, innervature di uno stile moderno, qualcuno addirittura parlato di mix fra appunto questi grandi classici e uno stile western, John Ford, nel raccontare una vicenda vera. Questi monaci è assolutamente toccante, e ha colpito che insomma in un festival dove insomma spesso anche prevale uno sguardo laico, se non addirittura laicista, su certi temi, fosse ben accolto trasversalmente questo film, che parla di un gruppo di monaci cristiani e del rapporto, ma ce ne dirà meglio Giorgio Paolucci, con la popolazione musulmana. Do la parola quindi a Giorgio. Buonasera, solo 5 minuti, poi chi vuole ne parliamo dopo. A me ha molto colpito questo film, che ho visto molte volte e che rivedo con piacere anche stasera, perché in particolare in questo periodo mi pare che ripropone delle domande, delle sfide con cui tutti dobbiamo fare i conti, non solo perché per quello che è successo da 2 mesi a questa parte in Nord Africa, come sapete il film è ambientato in Algeria, ma anche perché la sfida della convivenza tra diversi è qualcosa che appartiene ormai alla nostra vita quotidiana. Quindi le domande che sono nel film, come si può vivere insieme, perché restare, no, a un certo punto ci si chiede perché restare quando tutti se ne vanno, quindi sono domande aperte su cui mi piacerebbe ragionare con voi insieme. Con Giorgio Paolucci il film, 2 parole sul, perché con un film così importante, significativo, che tratta poi una pagina magari non a tutti nota, si corre il rischio di perdere il valore anche cinematografico. Io mi prendo a sottolineare che è un film anche molto bello visivamente, cinematograficamente, ha delle qualità, appunto, come accennavo prima, anche riconosciute. Il regista Xavier Beauvoir è riuscito a creare una pellicola molto particolare, appunto, molto originale, per sembra un film un po' di altri tempi per certi versi, però anche con una certa modernità. La scena sembra a un certo punto i volti dei personaggi sembrano quasi estratti da un'opera d'arte, c'è molto anche dell'influenza di Caravaggio, insomma, in alcune scene, c'è una capacità di, come dire, di trasformare una storia, dei temi molto importanti che adesso cerchiamo di far emergere, anche i valori appunto formali, visivi, cinematografici. E, appunto, con Giorgio vorrei così iniziare a delineare un po' i temi. Questi 7 monaci vengono appunto rapiti in una notte del 96 dalla GIA, da questo gruppo di terroristi islamici. In realtà non è chiara, non è chiaro l'epilogo, perché c'è un'inchiesta ancora in corso, ci sono varie ipotesi. L'altra ipotesi, quella più corrente, è che l'esercito, se non sbaglio, l'esercito algerino, dando la caccia a questi terroristi, abbia potuto, come dire, uccidere entrambi i gruppi, cioè i terroristi, e addirittura qualcuno sostiene, poi i monaci furono trovati decapitati, come dire, addossare la colpa ai terroristi. Ecco, questo tu sicuramente conosci bene questo argomento. Il regista, secondo me, giustamente non ne fa il cuore del film e il cuore dell'epilogo del film, perché giustamente non punta sull'inchiesta,
dire, però è un aspetto che appunto magari su cui vale la pena dire due parole. Sì, è un tema aperto perché in quegli anni erano gli anni della guerra civile in Algeria, 250.000 morti in 10 anni, una delle carneficine maggiori dell'epoca contemporanea, in cui appunto i fondamentalisti islamici che si riconoscevano nel FIS, nel Fronte Islamico di Salvezza, avevano vinto il primo turno delle elezioni. E il secondo turno fu bloccato sostanzialmente da una specie di golpe bianco e da lì iniziò la guerra civile in cui il partito al governo voleva impedire al fondamentalismo islamico che stava sfruttando gli insuccessi politici del governo e la crisi economica e il malcontento popolare per arrivare al potere e di fatto per 10 anni l'Algeria fu insanguinata da una parte con questi rapimenti, morti e stragi da parte dei fondamentalisti islamici, GIA, FIS, vari raggruppamenti, Giamia Islamica, eccetera, e dall'altra con una repressione molto feroce da parte del governo, della polizia e dell'esercito, che non guardava molto per il sottile e che sospettava anche, come dire, oggi si direbbe un endorsement, cioè un'alleanza. Uno schieramento anche di parti della società civile a favore dei terroristi islamici. Si vede anche in una scena, in due scene, il capo dell'esercito, di quella pattuglia dell'esercito, che guarda con fare sospetto Cristiano, il padre, il priore del monastero, perché sospetta che coprano appunto i terroristi non solo curandoli ma anche aiutandoli. E quindi è un periodo molto oscuro della storia dell'Algeria e Xavier Beauvoir non prende posizione su chi è stato ad ammazzare i monaci. Quando fecero i funerali ad Algeri, il superiore della congregazione andò ad Algeri e c'erano 7 bare nella cattedrale e chiese di aprirle. E i capi dell'organizzazione funerale rimasero sorpresi da questa richiesta. E dice no, voglio vedere, e trovarono anziché 7 cadaveri, 7 corpi, trovarono 7 teste decapitate, ma nessuno ha mai chiarito se questa decapitazione avvenne ad opera dei rapitori, che si vedono nel film, cioè i terroristi islamici, o se inseguendo appunto questo gruppo di terroristi islamici e i monaci, l'esercito avesse fatto, alcuni dicono, un'operazione punitiva, addossando poi la responsabilità della morte ai terroristi e quindi decapitando, come fanno solitamente i terroristi, i 7 monaci, o se, come alcuni dicono, fu una sorta di errore durante un'operazione di perlustrazione, sempre da parte dell'esercito. Quello che mi colpisce è che non è questo il punto centrale. Mi pare che metta al centro del film chi sono costoro che restano e ci sono due momenti molto forti in cui viene messo all'ordine del giorno se restare, perché restare, che in fondo secondo me è per chi restare. E si resta per due cose, per amore a Cristo, che è quello che tiene in piedi la vita di questi monaci, e per amore alle persone che Cristo ha messo davanti a questi monaci, cioè le persone del villaggio dei musulmani che stanno intorno e che si sentono loro come degli uccellini su un ramo. E perché restare, ovvero per chi restare, mi sembra che sia la domanda, almeno io l'ho vista come una domanda che ritorna anche nelle angosce, nelle paure di alcuni che prima vogliono andarsene e poi decidono di restare. In fondo mi pare che la lezione almeno umana che si trae, pensando anche a quello che sta accadendo adesso nel Nord Africa, è il fatto che la certezza della vocazione di queste persone è più forte della durezza della condizione che devono affrontare. Cioè la certezza della vocazione che li tiene lì, di essere lì per un amore più grande, è più forte della durezza delle condizioni che devono affrontare. Essere lì per un amore più grande, che è esattamente il cuore di quel bellissimo dialogo tra la ragazza,
e padre Luc, il medico, quando lei gli chiede cosa vuol dire innamorarsi, no? Allora lui gli racconta che accade una cosa di cui non riesci neppure più a essere padrone. E lei gli dice: ma tu sei mai stato innamorato? E lui risponde: sì, molte volte. Poi è arrivato un amore più grande e ho detto di sì a quello. Sicuramente colpisce nel film il rapporto appunto tra questi monaci e la popolazione. In questo il testamento finale di Padre Christian emerge tutto questo amore per il popolo algerino e anche come dire, la necessità che non venga addossato a tutto l'Islam, questo martirio che si sente incombente. Questa posizione ha, come dire, suscitato qualche perplessità in qualche commento anche da parte cattolica, ha sollevato qualche obiezione come di un facile ecumenismo. Volevo sapere da te qualcosa su questo. Sì, ho letto anch'io queste critiche sollevate soprattutto in Italia, soprattutto da una critica feroce che fece Il Foglio a questo film, dicendo appunto che in fondo questo Dio non era chiaro chi fosse, no? Un Dio senza identità, un Dio così un po' evanescente. A me sembra che sia molto chiaro invece, al contrario, che come ho detto prima, c'è un Dio che ha preso, un amore più grande che ha preso questi monaci, che li ha affascinati, ed è solo a partire da questo che si può diventare capaci anche di accompagnarsi a chi guarda a un altro Dio. Infatti il film in francese si chiama Des hommes et des dieux, no? Cioè, degli uomini e degli dèi. E sia nella versione francese che nella versione italiana la parola uomo, uomini, è molto forte. E un'altra cosa che colpisce il film è l'umanità di questi monaci. Ho parlato del bellissimo dialogo sull'innamoramento, si vede nelle scene finali anche, come dire, la cena, il vino, il formaggio che porta il monaco da fuori. Tutta una serie di dettagli di umanità e poi insomma tanti altri aspetti. Sono, come dire, c'è una forte, mi sembra, attenzione a rappresentare queste persone poi nelle paure, nelle angosce, questi sguardi durante la cena che cambiano completamente da una bellezza dello stare insieme a una paura, un'angoscia che comunque non è assolutamente, come dire, evitabile. Volevo sapere. Sì, a me piace molto infatti gli sguardi impauriti di questi monaci. C'è quella notte in cui uno dei monaci, adesso non ricordo come si chiama, urla: aiutami, non abbandonarmi, non lasciarmi solo, no? Quello che era più intenzionato ad andarsene e che poi invece rimane anche lui. Quindi sono totalmente, totalmente umani, sono figure totalmente umane. Una totale immersione nell'umanità di queste persone, la paura ma anche la fierezza di affrontare l'altro, di affrontare l'altro, non il nemico ma l'altro, no? L'altro che può essere il terrorista, che può essere il capo dell'esercito, nella certezza di avere i piedi piantati per terra, di sapere chi si è. Allora, credo che da questo venga anche un po' una piccola lezione anche per noi, no? Che siamo spesso provocati a stare di fronte all'altro. Pensiamo per esempio anche al grande tema dell'immigrazione nella nostra città. Siamo ormai sempre, abbiamo sempre a che fare con l'altro, con gli stranieri che vengono da altri paesi, da altre culture, da altre religioni, che sono nostri compagni di lavoro o che troviamo agli incroci dei semafori o che hanno i figli che vanno a scuola con i nostri figli. Qual è la condizione per convivere? Qual è la condizione per affrontarli? Qual è la condizione per vivere insieme a loro? Ricordarsi chi siamo, cioè fare memoria di quello che tiene in piedi la nostra vita, altrimenti credo che ci sta solo come alternativa l'indifferenza o l'ostilità. E credo che la discussione aperta in questi giorni su che fare dei 25.000 tunisini che sono arrivati, di quelli che arriveranno, di quelli che arriveranno dalla Libia, eccetera, è totalmente dentro anche gli spunti che dà questo film, per cui mi sembra un film ancora più attuale di quando è uscito, forse.